Benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bentornati nell'ennesimo episodio dei gadget virali del TikTok. Ma come stai? Scrivi. Oggi, dopo aver passato una buona mezz'ora abbondante alle poste in fila, allego qui foto di Morri alle poste, che non sa compilare un bollettino. Siamo qui per vedere non uno, non due, non tre, ma ben quattro gadget. E il perché è presto detto. Perché Pietro Tech? No, Pietro Tech, Giampiero Tecnologia, limiti nella voluta. Dammi a fare un panino, donna. Oggi è bello attivo. Perché sono qui per rifarmi dalla brutta figura che abbiamo fatto la scorsa volta. Quindi ci riprovo, ragazzi. Ho comprato le etichette solubili. Dissolvable labels, etichette solubili in acqua. Se non funzionano nemmeno queste, ti giuro. Per farvi vedere. Per farvi vedere che io non mento quando vedo, vi dico le cose. Sono cose realmente che esistono, ma sono stato ingiustamente scammato. Allora, c'è il motivo di uscirle tutte? No, le usciamo tutte? Sì. Ce ne sono sei pagine, me ne dai una per favore? Grazie. Queste qui sono diverse da quelle dell'altra volta. Di base queste sono un po' diverse da quelle dell'altra volta. Queste targhette sono un po' diverse perché sono circolari e hanno una cornicetta abbastanza retro. Bello però, per le marmellate gli scrivi... Marmellata. I gusti, Dio buono. Lo vedi che è una marmellata. Quindi, per capire se effettivamente è cup or flap, annusa. Di che sta? Tipo di... di popcorn. Direi di passare al test. Abbiamo per l'occasione trovato un barattolo vuoto. Non sai nemmeno tu come l'hai trovato sto barattolo. No, qua c'è l'angolo dei barattoli vuoti per le conserve che non fai mai. Quindi simuliamo quello che abbiamo fatto la scorsa volta, cioè attacchiamo il nostro sticker e ci andiamo a scrivere sopra ovviamente il contenuto di questa bottiglia. Che cosa è stato? Per favore non interferire con la mia cantinetta, grazie. Ora, la penna non c'è. Cioè, ma cos'è un ripennato a casa? Ogni volta vomito di umano. In questa famiglia non si trova mai un vomito. Andiamo a scrivere. Sbor datata. Ormai quello devi scrivere. Non puoi cambiare. Smeglio, che è più di meglio. Smeglio. Andiamo a vedere se effettivamente si dissolve. Se però ti la smetti di poggiarti sulla cantinetta. Non lo devi toccare con le mani, ti devi dissolvere nell'acqua. Ho capito, ma gli devi dare l'input, no? La colla rimane lì. Aspetta. Guarda, miscredente del ca... Guarda, guarda! Questo è per tutti quelli che non hanno creduto mai in me. Quindi direi che il primo gadget lo possiamo approvare questa volta? Lo approviamo. Passiamo al secondo gadget. Il secondo gadget in realtà non l'avete mai visto, ma l'ho utilizzato per fare la scorsa copertina, al che mi sono chiesto, ma perché non comprarlo effettivamente e testarlo? E chissà cosa mettere in questa copertina. Zitto! Stiamo parlando della pistola per salsa. Andiamo a vedere soprattutto il motivo per il quale uno dovrebbe comprare una pistola per salsa e sporcare un'altra cosa. Unboxing mio. Ma forse unboxing tuo, vai. Questo devo dire che è più pirotecnico che altro, di base non servirebbe. Di base è molto pirotecnico. Faccio l'antitaccheggio. Perché hanno lasciato l'antitaccheggio? C'è la sicura? No, vabbè, sogno. C'è la sicura e la pistola, compà. Certo, compà, mettilo, scoprono i pinnoni come te. E se si taglia l'antitaccheggio, cosa che ne dubito altamente perché si chiama antitaccheggio. Infatti c'è il cavo d'alluminio dentro. Andiamo, ma l'abbiamo rubata, eh? Andiamo a vedere come è composta la nostra pistola. Allora, abbiamo il grilletto, come una vera pistola. Poi abbiamo la sicura, che fa molto ridere perché non so adesso bene come si dovrebbe ingegnare il tutto. Ma la cosa... Scusa, poi non fare danni. Ah, no, non è la sicura per non sparare. È la sicura per aprire la pistola. Vedi, tu fai così. Apri e... Questo è per avere più sauce. Ketchup and mayo. No, vabbè, che cazzata. Vabbè, qui c'è il contenitore in cui dovremmo mettere. Ti avevo detto prendi pure un piatto, dove la spariamo la ketchup? Qua. Utilizzeremo la mayo, vabbè, la senape. Spero vi vada bene comunque perché non ce la frega un cazzo. La senape di quanto è scaduta? È nuova. Dio me. Sì, compa, così poco che cosa spremi? Come fai a spremerlo secondo te? Fa schifo la senape. Ah, che cosa l'ovio, guarda come cazzo spreme. Ma non spremerà mai. Sì, perché l'hai fatto poco vuoto, lo devi far pieno. Poco vuoto. Poco pieno, semmai. Perché non poco vuoto? Corri, mi chiede mezzo pieno, mezzo vuoto. Mi rotto malissimo. Che proprio non sai fare un cazzo. Fermo, fermo. Ma cosa fai? Cioè, guarda che proprio non hai manualità. Sì, vabbè, tu sei convinto che ti spruzza adesso. Sembra Nika quando gli dico cacca Nika. Però è proprio al limite, non ha più niente da dare al mondo. Proviamo a riempirlo un po' di più. E perché non l'hai fatto già prima? Ma tu non hai da fare oggi? Sì, però te avrei meglio da fare. Invece sono qua a guardare un coglione con una pistola che spara salse.
Posso usarla io? Ma fa vedere questa minchia pistola. Di base va riempita un po' di più. Comodo anche da tenere in frigo, comunque stavo rifattendo. Cioè, super salva spazio. Teste minchia, lo devi togliere la boccetta. Minchia, là fa un sacco di pressione, figa. Guarda come sborra. Ma gli devi dare un po' di gravità, no? Ma che senso ha la gravità? Quella è proprio merda. Posso dire perché inventano queste cose? Cioè, ma che cosa serve? Bocciato. Per farlo comprare a gente come me è una cosa terrificante, ragazzi. Cioè, scomodissimo più che altro. Veramente brutto. Cioè, può essere fatto male. Può essere un party a tema, magari. Metti le pistole. Tipo, party un po' così che non si possono dire. Curiosi dei party a cui prende parte Jumpitech. Party parte. Io direi che questo gadget è bello che bocciato. Questo lo può utilizzare anche per mettere l'olio lubrificante. Passiamo al terzo. Fino adesso abbiamo un gadget approvato e l'altro, questo te lo tieni qua per ricordo? No, mi piace fare così come antistress. Però non fai l'operatore associazione sanitario, l'OS, incomincio a fare le perette ai vecchi. Più o meno il funzionamento è uguale. Direi di passare, ragazzi, a questo. Che cos'è questo schifo? Adesso lo faccio vedere a Jumpitech e vediamo se mi sa dire di cosa si tratta. Un tritino per l'erba enorme. Per farti un gebbione quanto sto tavolo. E gira così, devi mettere due mani sulla scopa e giri così. Ah, questo qui che effettivamente sembra un mega grinder ed è proprio il motivo per il quale l'ho comprato. Sono le gommine? No, è premium. Oh, ma guarda che appuntito poi, sembra proprio un... Ma nel frattempo spiega che serve. Di tritagangia. Questo qui, che appunto sembra, come dicevo, un trita Maria gigante, in realtà non trita la Maria, cioè potrebbe tritare la Maria, ma è un po' scomodo, dovreste mettergli l'albero direttamente. È in realtà sì un grinder, ma per carne. Per carne. Questo dovrebbe servire per fare il pollo o il manzo, insomma, tutto quello che volete, sfilacciato. Ma... tu dovresti mettere la fetta di pollo qua dentro. Cotta, ovviamente. Cotta. E girare. E lui ti dovrebbe tritare ben bene. Schifo. Ma perché che schifo? Cosa cazzo cambia? Quando ti mangi il pulled pork non te lo mangi. Ma lo schiacci con le mani. Che cazzo cambia? Andiamo a testarlo immediatamente. Per cucinare, ovviamente, una fetta simbolica di tacchino. Perché un po' si mangia pollo, un po' tacchino. Si può sempre mangiare pollo, ecco. Ah, bella spessa. Aspettiamo quelle 3-4 ore, che è il tempo di cottura del tacchino. E poi andiamo a grindare come i pazzi. A questo punto della cottura del tacchino è arrivato il momento di girarlo. I turbo pascal del vento sono molto elevati, ma noi cerchiamo di mantenerci dritti e saldi alla nostra cucina. È il momento di mettere anche un po' di aromi anche dall'altra parte. Li versiamo così un po' alla rinfusa. Mentre si esegue questa operazione è sempre bene tenersi fessi ad un... Si vola! Abbiamo avuto un piccolo intoppo, la cana ha vomitato, eccola lì. Ehi, non leccare il vomito! Che cazzo è? Io cago e mi mangio la merda, levati, dov'è che ha vomitato? Vai via! Olè, così. Metti pure questo nel grinder, da sapore. Provvediamo alla pulitura. Sempre video tranquilli e va sempre tutto come dovrebbe andare. All'asciugaggio del vomito della cana, che sicuramente avrà vomitato da qualche altra parte, lo scopriremo tra pochissimo. Passo in un'area abbastanza ampia, grazie. Passalo bene però, con enfasi. Che sembra che abbia vomitato un elefante per come ci stia andando. Frattanto qui ha assunto la forma di minchia, topollo, posso dire. Arrivato a questo punto della cottura. Non è una cappella. Bellissimo, complimenti. Lo devi da mangiare poi seriamente? Sì, bravo. Sì. Mettilo dentro il secchio col mojo. Mostriamo adesso come lavare il prodotto appena acquistato. Già penso a che rottura di minchia sarà ogni volta che uno usa sto coso andarlo poi a lavare. Vabbè che è lavabile in lavastoviglie, quindi uno lo picca là. A questo punto, Pietro... Dopo 86 ore... Porco due, guarda qui che scena. Glielo mettiamo dentro così. E lo tritiamo. Aspetta, momento. Questa è una scena che voglio prendere proprio critica. Papelica. Visto che i piedini sono stati fondamentali. Oh, ma gira troppo facilmente. Perché è alzato? Visto, Dio buono. Ma secondo me tipo qua ci vorrebbe un manico in questi due buchi. Tipo non ce l'ha più niente alla confezione. Vediamo se sia abbastanza pulled. Che ora per quanto sia incazzato fa offing di pulled. Beh, sfilacciato si è sfilacciato. Devo dire che comunque il suo l'ha fatto. Guardate qui che bello sfilacciamento. No, onestamente ci sta. E questo è ottimo perché se volete fare per esempio un'insalata col pollo sfilacciato piuttosto che farlo a mano. O se volete fare dei nugest lo potete fare. Queste cose non le possono capire loro. Comunque, devo dire, non è male per me gadget approvato.
Per l'ultimo gadget, caro Pietro, ho bisogno che tu mi segua, perché questo qui è una mela. Darà una svolta alla tua igiene e so che tu ci tieni particolarmente. Vieni. O piccolo lebroso, vieni qui. Bel bagno, dove sono i scarafaggi in questo bagno? Invidioso. Allora, benvenuti nel mio modesto bagno. Aspetta un attimino, cosa sono quelle cose messe lì per terra? Quelle cose sono per evitare che degli ospiti che non hanno pagato l'IMU si intrufolino. Cosa stai facendo, posso sapere? Qual è la cosa più noiosa di farsi la doccia? Jumpy Jack, dillo tu. Asciugare il vetro dopo che uno si fa la doccia. No, che quello non frega un cazzo a nessuno. La cosa più noiosa del farsi la doccia è doversi pulire i piedi, che sono veramente molto lontani dal corpo. In alcuni soggetti sono un po' più vicini, ma in soggetti normodotati come me sono molto lontani dal corpo. E abbassarsi, soprattutto dopo una giornata impegnativa, è molto faticoso. Quindi che cosa facciamo noi Jumpitech? Utilizziamo questo. Tutto quello che mi basta fare sarà entrare nella doccia, perché lo voglio lasciare per sempre, capito? Quindi devo capire dove lo voglio lasciare per sempre, veramente, per la verità, tipo, razze. Cioè, questa è una cosa, sai per cosa? Un paper ultra novantenni che non si possono abbassare. Vediamo, mettiamolo a terra. Mettiamolo a terra. Posso dire che non vedo una minchia di riflesso, quindi devo entrare nella doccia. Ma c'è le ventose? C'è ovviamente le ventose. E intanto tastiamo la papericità, se no le ventose non attacca. Scusa, posso dirti una cosa? Fa un contrario, poi vedo. È vero, eh? Cos'è inutile? No, giusto, giusto, c'è il piatto d'accia ruvido. Andiamo alla vasca da bagno. Ah, chi è? La vasca da bagno. Oh, guarda qui che c'è più luce. Minchia cavolo, chi c'è carinta? È perché è entrata il calore. Allora, abbiamo il Neptus, il Vidal, una piantina. Un coglione. Guarda qui come si attacca, porco Tommaso, visto che si è attaccato. Quello che dobbiamo fare, Pietro, è andare a creare una vera e propria cremina, guarda. Sì, io metto un po' di così. Vediamo. Di bagno schiuma. Così poco, compa, questo è uso solo per il perché poi devi mettere l'acqua, guarda. E adesso è pronto per fare la schiumetta, quindi quello che dovete fare è andare a pulire. Però fai pressione. Mi fanno male i piedi. Sono fastidiosissimi sti cose. Cioè, scusa, dai. Apri le dita, deve ficcarsi dentro le dita. Apri così. Ah, così apri le dita. Così, bravo. Ma poi tutto questo gratis lo stiamo facendo. Cioè, i piedi gratis stiamo facendo vedere. Effettivamente sì, cioè, questo deve essere un piccolo regalo. Ma piccolo... questa dovresti mettere la censurata e la versione integrale, possono vedere solo i fans. Questo è un piccolo regalo per tutte le persone che mi hanno sempre seguito. Piedi di Murri, belli callosi. Poi c'è du piccantino. Tra l'altro, guarda, guarda lì che sto scendo nero dal tuo piede. Ma dove cosa cammini? Nel vomito? Puliamo anche questo. Cioè, si vede con tipo lo semai. Tra l'altro, se vedi, sto anche utilizzando tipo il tallone, vedi? Per... il tallone da killer. Perché ci sono sia setole morbide che setole un po' più spesse che vanno in profondità. Andiamo adesso a sciacquare e vediamo quanto sporco è uscito. Guarda, guarda, l'acqua sta uscendo nera, picciò. Cioè, non si lava da due mesi questo. Questa penso sia la prima volta che Murri usa questa vasca da bagno. Gadget secondo me molto approvato. Approvatissimo. Purtroppo anche questo episodio dei gadget finisce qui. Purtroppo è stato bello finché è durato. Noi sì. Comunque abbiamo trovato dei gadget sicuramente interessanti e utili. Sì. Consigliateci mi raccomando i prossimi gadget da recensire su TikTok. Sono stanco, mi è uscito il video. Guardate qua. Consigliateci i gadget a dimostrare in questo video taggandoci su TikTok, chiocciola The Real Jumpitech e Real Murri. Gli hashtag li trovate qui. Per favore, gadget più intelligenti di una paletta o di un lavapiedi. Arrivederci.